sente? Si sente. Io non sento uno. Vabbè, no, momento, bisogna dire che è un momento, quello che sta per accadere, di grande cultura. Un momento molto serio, un momento in cui io smetto i panni del cantautore, quelli dello scrittore, e assumo quelli dell'antropologo, dello studioso di folklore, sia canoro che folklore di tradizioni popolari, diciamo, di glottologo anche. Il miracolo è anzitutto uno, che ieri sera ho sentito Flacco cantare in bolognese, qui sentiremo uno del Lago Maggiore cantare in bolognese, che è un'impresa ancora più difficile questa. Io commenterò, da un punto di vista scientifico, dicevo, d'antropologia, questa canzone, che è una canzone del folklore bolognese, insomma, autore sconosciuto, quindi proprio del vero folklore. Vada, caro. Aspetterei le campane d'amore. Se c'è qualche bolognese. Se c'è qualche bolognese qui, perdonate la pronuncia. Sì, è beh, logico, ma io mi sono anche giustificato a priori. Certo. Le canzoni folcloristiche cominciano tutte così. Sì. Quasi tutte. A Sastre, alla Fie San Lazzaro, oi lì, oi là. Allora, intanto voi fate solo oi lì, oi là. Se no, cioè, non andiamo a casa più. Beh, intanto commento subito. Va bene. Mi sono recato alla fiera di prodotti ortofrutticoli e bestioli di piccola taglia in località San Lazzaro di Savena, oi lì, oi là. A San Stella, alla fine San Lazzaro, oi lì, oi là. Ma come pronuncia? Uguale a prima. Sì, sì, sì. La pronuncia è giusta? Perfetta. Perfetta. A io comprè du bei pisson, cumierem bom. A io comprè du bei pisson, cumierem bi, cumierem bom. Posso io modenese, coreso? Io temo 300 chilometri ho fatto. Temo che sia. Comunque, ivi giunto, ho provveduto ad acquistare due bei piccioni. Oh, come erano belli, oh, come erano buoni. Traduzione del drago. Assalta fuori una ragazzola, oi lì, oi là. Balza una giovinetta. Questa giovinetta però è come le giovinette di un tempo, non quelle magre e salacche che adesso fanno tutte le diete. Giovinetta dei fianchi possenti, si intuisce dai versi della canzone. Giovinetta dei fianchi possenti e due tette enormi che il gentiluomo bolognese a guardarle esclama «Sociwil daudala», letteralmente «per bacco, che bel sera prosperoso». Assalta fora una ragazzola, oi lì, oi là. Mazza bigui dupi son cumierem bi, cumierem bom. Mazza bigui dupi son cumierem bi, cumierem bom. La giovinetta prende vaghezza per i due piccioni, gli servono forme particolari, e si innamora di queste due bestiole e li vuole acquistare e propone il mercimonio al giovinetto, il quale però lì succede una cosa misteriosa, il quale però non c'entra niente, mi è sfuggito, perché vanno a scambiarsi il piccione, vai. Alla porta ed entra una porta, oi lì, oi là. Perché per lo scambio dei piccioni vanno a nascondersi dentro una porta? Era il piccione una merce vietata? Era proibito? Si fumavano allora i piccioni? Non credo. Però accade, si intuisce qua, iniziano una danza piccionica, una danza ipofallica o itifallica, non lo so bene, comunque suona bene, ipofallica o itifallica, che nello scambio del piccione avviene questa danza tribale, una danza antichissima, che risale alla notte dei tempi, ed è alla porta ed entra una porta, oi lì, oi là, sola stanei la zoi bragon, cumiere bi, cumiere bon, sola stanei la zoi bragon, cumiere bi, cumiere bon. Pur essendo di origine modenese, il bolognese di Achetti fa veramente schifo. Comunque,
soffro terribilmente, come se fossi un vero bolognese. Allora, requisisco tutti i cellulari che in questo momento hanno registrato questa cattiveria nei miei confronti. Allora, sulla stanena, giù i bragoni, è una danza in due tempi, sulla sottana, giù i bragoni, non si capisce bene quali siano le reali intenzioni del giovinetto. E difatti... Assalta fuori una brutta sassa, oi di, oi da. Balza imperiosa un'anziana signora sui 97 anni, cattiva, quando dico in modenese, cattivo come un sposo, cattivo come una puzza, che dice... Vabbè, è stata proprio sassa, oi di, oi da, perché la ripeto due volte. Max Afed, spurcacion cumiere, bin cumiere, bom. Max Afedus furcazon cumierem bin cumierem bom. La vecchiaccia mal interpreta questa danza meravigliosa, primaverile direi, hop, e pensa che stiano facendo altre cose. E il giovane risponde: siamo qui che giochiamo alla merla, oi di, oi da. Il giovane batte tutti i primati di allacciatura della fessa. In 3 secondi e 2 decimi, zup, sulla lampo, fatto il nodo alla cravatta, messi a posto i capelli con la barba in bocca. 3 secondi e 2 decimi. Non è stato omologato perché avevi il vento in favore. Dunque, zap, lampo, nodo alla cravatta, mossa i capelli, barba in bocca. Siamo qui che giochiamo alla merla, ma la vecchia risponde: non è quello, mio caro, il gioco della merla. E lo dice con signorile sicurezza. Se la merla è mi qua e anco mi erem bi cum erem bom. Se la merla è mi qua e anco mi erem bi cum erem bom. L'antropologia e soprattutto il folklore da anni studiano questa misteriosa parola. Mi qua e an. Si pensa la vecchia intenda due quaglie maschio di grosse dimensioni. Praticamente i quaglion, se la merla i miei quaglioni, i miei grossi quaglioni, quaglie mascoli, non ti persone non te lo dico. Anche a me quando era giovnasa, oi lì, oi là, con leopardi le rimembranze. Anche a me quando era giovnasa, oi lì, oi là, a noccia peni pizzulon cumierem bi cumierem bon, a noccia peni pizzulon cumierem bi cumierem bon. Anch'io, quando era un'impubera giovinetta, ho trafficato coi pezzoloni. Altro mistero come i quaglioni di prima. Per pezzolone non si sa bene cosa intenda l'anziana signora. Si pensa che il pezzolone potrebbe essere un'antica misura del contado bolognese. C'era il piede, la pertica, il braccio, il pezzolone. Grosso modo, dipendeva però una misura ondivaga, non come il metro in platino iridio conservato a Parigi, cioè, che non sgarra di un millimetro. No, il pezzolone variava a seconda del tempo, delle dimensioni e delle varie cose. Quindi il pezzolone, un'antica misura contadina, ma di dimensione misteriosa e variabile. Fitone, io veramente questa strofa non mi è andata giù, vorresti spiegarmi prima che cos'è? Per fitone intendasi il paracarro. Il paracarro, dimensione fallica naturalmente, come quello che è in via Zamboni, se non sbaglio, all'università, sì. Che ricordando un verso dantesco veniva designato come eterno duo, ma non c'entra niente con Dante, è una cosa, il fittone. La vecchia, lasciandosi, e qua veramente dopo questa poesia meravigliosa, primaverile, giovanile, lascia andare tutto il suo animo greve e con l'ultimo verso rivela proprio la sua caratteristica sordida e dice Sfreiger, tutti lo sanno cosa vuol dire, fiton, abbiamo detto che è il paracarro. Ho scommesso 200 euro che l'ultima frase la cantiamo insieme. Ho scommesso 200 euro con mio fratello che gli ho detto vedrai che l'ultima frase la canta insieme. Mi dispiace per te. No. No. E poi dietro a fratello. E anche all'esca su una fciassa, oi lì, oi là. E anche adesca su una fciassa, oi lì, oi là, fammi vincere! Ah.
Amlasfrai contri facciamo mezzo fumiere mi fumiere bo Amlasfrai contri fiton fumiere bo però facciamo mezzo facciamo mezzo ogni tanto bisogna casseggiare.